Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 dedicata ai lavori dell'Aula del Consiglio regionale della Toscana, lavori che si sono aperti con un minuto di silenzio dedicato alle nove vittime dell'alluvione che colpì Livorno il 10 settembre del 2017. Il Presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha aperto i lavori dell'Aula dell'Assemblea Legislativa Toscana dedicando un minuto di silenzio ai familiari e alle 9 vittime dell'alluvione che colpì Livorno il 10 settembre del 2017. Quello che successe a Livorno il 10 di settembre del 2017 ha lasciato una ferita profonda non solo nella comunità livornese ma in tutta la comunità eh, toscana e allora oggi ho deciso di ricordare quelle vittime eh, prendendo anche l'impegno e la necessità di tutti di investire di più in prevenzione perché quello che è accaduto non sarebbe mai dovuto accadere, non dovrà mai più accadere e purtroppo abbiamo visto anche quello che è accaduto non molto tempo fa nella piana fiorentina. Vite spezzate e la necessità da parte di tutti di investire di più sulla prevenzione. Quando parliamo di queste vicende spesso e volentieri, magari col passare del tempo eh, ci si limita da parte di qualcuno anche a aspetti meramente contabili. Ecco, chi come noi ha vissuto sulla propria pelle quella, come altre tragedie, sicuramente sa... Che quegli eventi poi rappresentano ferite aperte e, soprattutto, sono dei lutti eh, che hanno toccato sul vivo intere comunità. Al tempo stesso. Eh, la risposta che è stata messa in campo anche dall'amministrazione regionale, dalle istituzioni nazionali, però sicuramente la Regione ha fatto tantissimo nel post-alluvione, come è stato evidenziato anche durante i lavori della Commissione, può rappresentare un modello rispetto a come ci si può anche approcciare per eh, rialzarsi, ripartire, cercare di ridurre, non azzerare perché l'azzeramento, i tecnici ce l'hanno spiegato, non è possibile. Ma ridurre i rischi. A sette anni, da quella tragica notte quando una bomba d'acqua tolse la vita ad otto persone, oggi è doveroso commemorare le vittime e esprimere vicinanza eh, ancora una volta alle famiglie, alle persone vicine a quelle vittime perché non dobbiamo mai tenere basso anche il profilo. Eh, da un lato quello giudiziario dove la magistratura sta facendo il suo corso, c'è cioè un processo che sta andando avanti e che già ha avuto eh, delle condanne, dall'altro chiaramente dal punto di vista politico c'è cioè una pianificazione urbanistica e lo abbiamo visto anche in questi giorni con eh, le, le bombe d'acqua che si sono riversate anche sulla nostra regione. Non dobbiamo assolutamente tenere bassa la guardia, ma cercare di, di portare avanti quella pianificazione urbanistica adeguata perché queste cose non succedano più. La cronaca ci racconta di come da allora fenomeni estremi si siano ripetuti. L'ultimo in ordine di tempo è l'alluvione del novembre 2023, che colpì principalmente la Toscana centrale. Il Consiglio regionale ha istituito una commissione d'inchiesta presieduta da Elisa Tozzi di Fratelli d'Italia. Ma io credo che eh, molta strada debba essere ancora fatta rispetto a, alla prevenzione. Questo è un dato che è emerso chiaramente, perché, nonostante eh, si sia cercato anche in questa in sede di commissione di approfondire. Tante dinamiche, il tema è amplissimo, la materia è trasversale perché possiamo parlare anche di quanto nel tempo ad esempio, è stato costruito, eh, di quanto è stato cementificato questo territorio molto spesso anche sacrificando eh, la prevenzione sul fronte idrogeologico. Eh, ci sono delle situazioni ancora troppo critiche in troppi paesi della Toscana. Segno evidente è che non ci si può sempre solo come dire, eh, appellare alla questione del cambiamento climatico. Sicuramente è un elemento ma questo non esime la responsabilità politica di chi ha il dovere di mettere in sicurezza questa regione dall'affrontare questo tema in modo serio e programmato. Le risorse servono e noi lavoriamo tutti in questa direzione, sono stato il primo a segnalare che la normativa, le normative. Che riguardano anche la possibilità di avere ristori, erano due, la legge regionale 45-2020 e la legge del 2018 nazionale, che prevedono due tipi di approcci differenti. Però, ingenti risorse da parte dei governi sono arrivati in precedenza, come ha ben detto anche la eh, presidente dell'autorità idrica Gaia Checcucci. E di conseguenza, da questo punto di vista, abbiamo chiesto io per primo che siano ben dettagliate le spese avvenute nei cinque anni precedenti per capire dove sono state allocate, come sono state allocate queste risorse importanti arrivate dal governo e in qualche modo impegnate dalla Regione Toscana sui territori. Per noi impo sarà importante seguire e seguiremo questa commissione, innanzitutto per cercare di capire quali sono le ragioni che hanno scatenato questo evento, anche se in gran parte le conosciamo e sono legate alla mancanza di prevenzione e all'eccessivo consumo del suolo che è stato fatto anche in queste aree, ma soprattutto per cercare di capire anche come evitare altri fenomeni come questo. Ciò che è accaduto in questi ultimi giorni di nuovo in Toscana ci fa capire che il nostro territorio è fragile, estremamente fragile, e queste commissioni, gli esperti che vi parleranno al suo interno possono aiutarci a capire quali sono le precauzioni e le misure da prendere come amministrazione per cercare di fare in modo che si possa perlomeno mitigare quei danni che probabilmente, visto il cambiamento climatico in corso, saranno inevitabili ancora per molto tempo. È necessario un intervento attento, Agenda 2030 che è dell'Unione Europea ma soprattutto che il Movimento 5 Stelle ha già anticipato nel 2009, quando è nato, è l'unico strumento che ci può permettere di fronteggiare questa che potrebbe essere una delle grandi, più grandi crisi climatiche che ha conosciuto il genere umano da quando è sulla Terra. I lavori dell'Aula si sono concentrati anche sul nuovo piano regionale forestale, definite priorità, obiettivi e criteri di riferimento. L'assessora Stefania Saccardi ha illustrato all'aula l'informativa relativa al nuovo piano regionale forestale e il documento programmatorio che realizza le politiche economiche forestali definite nel PRS, con priorità, obiettivi e i criteri di intervento. La strategia toscana, ha spiegato l'assessora Saccardi, si incentra sui seguenti assi strategici verticali: la sostenibilità, la resilienza e la lotta ai cambiamenti climatici, la competitività delle aziende forestali e della filiera foresta-legno la vivibilità e attrattività dei territori rurali, l'innovazione e la qualificazione degli addetti del settore, la semplificazione amministrativa. Noi abbiamo il patrimonio forestale diffuso tra tanti proprietari, molti dei quali non sono neanche imprenditori agricoli. Ci sono delle esperienze nel comune di Pescia, nel comune di San Marcello Piteglio, di consorsi tra proprietari. Noi abbiamo chiesto che questi consorsi vengano ancora di più incentivati e costituiti affinché appunto questo territorio venga valorizzato. E dobbiamo riflettere su come poter consentire la continuità nella gestione delle foreste perché molti giovani non continuano più l'attività dei genitori e c'era un importante patrimonio di conoscenze che veniva trasmesso ai giovani. L'imboschimento eccessivo ci preoccupa. Ci preoccupa per tutte le conseguenze che sono eh, diciamo, evidenti a tutti, l'eccessivo numero di ungulati in particolare, ma anche la questione dei predatori che eh, ci allarma. Dobbiamo trovare il modo di diminuire la burocrazia e far sì che l'attività forestale possa di, di nuovo diventare un'attività remunerativa una discussione importante che mette da tanto la priorità sulla tutela dell'ambiente delle aree boschive molto importanti nella nostra regione, siamo la regione d'Italia che più di altre ha boschi che peraltro stanno anche crescendo e come tale nel rispetto della biodiversità dobbiamo creare opportunità di lavoro, dare merito, reddito e opportunità a chi vi lavora coinvolgendo i territori, le amministrazioni comunali e le unioni dei comuni e nello stesso tempo creando filiere rispetto alle produzioni che il bosco offre, il bosco è una ricchezza e come tale va lavorato, va ovviamente... Mantenuto e questo può produrre lavoro. È evidente che il piano della forestazione è uno fra i piani di programmazione più importanti che la Regione Toscana svolge. Italia Viva sostiene la relazione del nostro vicepresidente Stefania Saccardi, sostiene convintamente nel merito delle questioni e fa piacere che l'Aula abbia approvato gli atti di indirizzo collegati che danno sostegno alla, no alla nostra visione in merito. Manca totalmente una visione ambientalista e di tutela delle foreste a discapito di una. Uh considerazione della foresta come fonte di eh, cippato e, eh, che va a alimentare la filiera della foresta produttrice di energia, a completo discapito della filiera di produzione del legno. Tra l'altro ho anche molto apprezzato l'intervento del capogruppo Ceccarelli, stranamente eh, mi ha visto in sintonia su alcuni punti. Eh, Tant'è che anche il Partito Democratico ha ritenuto di dover fare una proposta all'assessore riguardo a questo piano forestale. evidente che ci sono delle lacune da colmare. In aula, ampio spazio anche all'argomento ente parco regionale di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, in particolare dal Consiglio regionale, è arrivato il via libera del budget economico 2024-2026. Via libera del Consiglio regionale del budget economico 2024-2026 dell'ente Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. L'aula di Palazzo del Pegaso ha espresso parere positivo a maggioranza con il voto favorevole di PD e Italia Viva, l'astensione del Movimento 5 Stelle e il voto contrario di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il budget economico è stato adottato dal Consiglio direttivo del Parco lo scorso aprile, con parere favorevole del Collegio unico dei revisori degli enti parco, che ha raccomandato il monitoraggio costante, nel corso del 2024, della voce relativa agli acquisti di beni e servizi, laddove fosse necessario applicare le previste misure di garanzia. La comunità del Parco, invece, non ha rilasciato il parere richiesto dalla legge regionale. Ma il budget intanto ci segnala una realtà del parco che dal punto di vista amministrativo e contabile ha rimesso le cose a posto, è una realtà viva, dinamica, quella del parco, eh, la gestione affidata al Presidente Banni ha sicuramente dato una svolta anche rispetto a situazioni degli anni precedenti che avevano scontato alcune impasse. Il bilancio del parco è un bilancio che quota circa 5 milioni di euro, di cui 2 milioni e mezzo sono frutto di contributi che vengono dalla regione e da altri enti, ma gli altri 2 milioni e mezzo sono frutto delle attività del parco. Quindi questo è eh, testimonianza di un parco che appunto si è organizzato, si è attrezzato per avere anche proventi propri parco Migliarino-San Rossore ha le solite problematiche di sempre già eh, evidenziate a più riprese che continua a non risolvere e quindi il voto negativo della Lega sia in un caso che nell'altro. Allora, in un mondo normale eh, il parco di San Rossore-Migliarino-Mussaciuccoli sarebbe un elemento di rendita positiva per il proprio gestore, in questo caso per la Regione Toscana. Quindi nel bilancio della Regione ci dovrebbe essere scritto San rossore Migliorino, più euro. No? Per noi diventa un costo, questo perché abbiamo una mentalità sbagliata su come ci si approccia al parco, noi abbiamo un patrimonio immobiliare dentro, in particolar modo la tenuta eh, immenso, abbandonato in buona parte di ruto, fatiscente, che non viene utilizzato, che potrebbe creare ricchezze e posti di lavoro e che invece crea un problema, un danno, perché oltretutto diventa un elemento di inquinamento perché sta crollando e vi dico una notizia, se crolla un tetto, se crolla un muro, se, cro se crolla un palazzo non è che poi i calcinacci evaporano, rimangono lì e diventano un fattore inquinante. Ed è tutto da Toscana Parlamento, prossimo appuntamento con i lavori dell'Aula la settimana prossima.